sono molto contenti di questa adesione, questa partecipazione sia in presenza ma anche in collegamento. A Palazzo Bastoggi di Firenze, giornata dedicata alle controversie telefoniche con un seminario organizzato da Coricom Toscana e Agcom che ha coinvolto anche i comitati regionali per le comunicazioni di Puglia, Emilia Romagna, Friuli, Molise, Piemonte, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto, Sicilia e la provincia autonoma di Bolzano. Oggi è una giornata importante perché poi alla fine in queste iniziative servono per dare risposte alle cittadine e ai cittadini, perché da un lato è giusta la competizione che c'è tra gli operatori, dall'altra però deve essere garantito al cittadino di poter accedere ai migliori servizi al prezzo più corretto, e la competizione porta proprio a questo, e questa iniziativa serve a costruire maggiore sensibilità tra i cittadini nel conoscere che esiste un luogo, il Corecom, in cui le controversie, quelle telefoniche specialmente, possono essere gestite, possono essere valutate e può essere data risposta evitando un contenzioso di tipo legale. Questa è la riflessione che stiamo portando avanti, sono contento che venga svolta qui in Toscana, ringrazio Agcom, ringrazio i Corecom di tutta Italia, perché questo è un lavoro che viene svolto a favore delle cittadine e dei cittadini. Particolarmente importante perché stiamo facendo una sorta di valutazione sulla giurisprudenza che si è formata nel trattare le vicende fra i consumatori e gli operatori. Ovviamente l'autorità coordina a livello nazionale i vari Corecom e il risultato è che oggi, possiamo dirlo dopo un'esperienza quasi ventennale, le situazioni di conflitto sono per la maggior parte risolte attraverso delle conciliazioni. L'utente non va in giudizio, risparmia dei soldi e del tempo, e contemporaneamente l'operatore provvede a ripristinare i servizi che sono stati malfunzionanti attraverso un sistema di indennizzi. Questa è una best practice, come si dice con termine molto in voga, però è vera, è stato il primo tentativo da 20 anni in Italia, esiste, che consente di superare le angosce di andare in giudizio anche per piccole somme o per questioni della vita quotidiana. È talmente valido il sistema, che si chiama Concilia Web e che fin dal 2018 consente di farlo online, che tra virgolette è stato gratuitamente ceduto anche ad altre autorità, quella dei trasporti che ha sede a Torino, e che fa le controversie con il medesimo sistema, per cui è una pratica vincente e, ricordiamolo, assolutamente non onerosa per gli utenti. Molto importante, afferma il presidente Marco Meacci, il nostro lavoro che ha permesso di aiutare molti cittadini ed aziende. Ora è necessario alfabetizzare maggiormente la Toscana e mettere in guardia quanto più possibile la cittadinanza da possibili truffe. Secondo noi è un tema sicuramente di grande rilevanza quello di far conoscere ulteriormente i servizi del Corecom e in questo specifico tutto il tema delle conciliazioni. Noi anche nel 2023 abbiamo ricevuto oltre 4.900 istanze, gran parte di queste poi oltre l'80% giunge a un accordo in fase di conciliazione, e restituiamo attraverso questa opera a titolo gratuito oltre 500.000 di euro nei confronti di cittadini e imprese che hanno degli indennizi rispetto a queste controversie telefoniche. C'è un tema generale di alfabetizzazione digitale su questa tematica, perché si accede attraverso la piattaforma del Concilia Web, per cui c'è questo tema generale di formazione che anche la Toscana deve in qualche modo vedere sempre crescere, favorire, e poi c'è un tema anche di stare attenti a chi si spaccia per il Corecom, ed esistono dei casi. Noi invitiamo ad agire attraverso tutti i canali ufficiali, canali istituzionali, sia del Concilia Web, sia del numero verde, sia del sito, in modo da non avere fraintendimenti e tentativi di truffa. E l'autorità per le garanzie delle comunicazioni Enrico Maria Cotugno poi ribadisce come sia importante perseguire l'obiettivo dell'alfabetizzazione digitale. La digitalizzazione è sicuramente un'opportunità per tutti, ma giustamente bisogna tener conto anche di chi non ha questo livello sia per motivi generazionali sia per motivi culturali, questo livello di alfabetizzazione digitale. Ecco perché l'Agcom, anche attraverso
i Corecom svolge un'intensa attività da questo punto di vista. Oggi parliamo di Concilia Web, una piattaforma digitale attraverso la quale i consumatori possono risolvere le proprie controversie, e uno dei temi che abbiamo affrontato oggi è proprio quello di non lasciare indietro nessuno, quindi l'importanza di fare in modo che le tecnologie da un lato aiutino gli utenti a risolvere i propri problemi, ma dall'altro consentano anche a chi non ha la possibilità di un accesso digitale di risolvere ugualmente le proprie problematiche. È un riconoscimento all'Istituto di Pomaia che in questi anni ha svolto un grande lavoro di accoglienza, di inclusione, in grado di parlare anche a chi professa fedi differenti. In un mondo di guerra come quello che stiamo vivendo ora, c'è bisogno di luoghi di pace, di luoghi in cui costruire pace, e questo di Pomaia ha una funzione fondamentale. La Regione Toscana conferisce il gonfalone d'argento all'Istituto L'Amazon Capa di Pomaia per l'impegno profuso nel cercare il dialogo tra i popoli. Il fatto che il Consiglio regionale della Toscana voglia dare un riconoscimento all'Istituto di Pomaia è sicuramente una bella notizia. Il buddismo è una fede pacifica che crede nel dialogo anche interreligioso. Noi già nello scorso 30 novembre, per la festa della Toscana, avevamo invitato i rappresentanti delle tre religioni monoteiste qui in Consiglio regionale per festeggiare la Toscana. Questo è un ulteriore passo che va in quella direzione. In più c'è la battaglia per il popolo, per l'identità, per la cultura tibetana, che viene ogni giorno affrontata dall'aggressione cinese, rispetto alla quale è giusto che il mondo occidentale, che anche il Consiglio regionale toscana, non rimanga in silenzio. Quindi una battaglia per il Tibet, una battaglia per la cultura tibetana e un riconoscimento a chi nell'Istituto di Pomaia ha in questi anni fatto un lavoro straordinario per migliaia, decine di migliaia di persone, non soltanto credenti. Soddisfazione per l'onorificenza ricevuta, segno dell'importanza che questo istituto ha per il nostro territorio e non solo. Sì, oggi è un grande giorno per tutto lo staff e tutti i componenti di questa grande famiglia che dal 1977 porta avanti i messaggi di pace, di inclusione e soprattutto lo studio della tradizione buddista mahayana. Noi ci ispiriamo alle parole di Sua Santità il Dalai Lama e ovviamente di tutti i nostri maestri che ci hanno insegnato che l'istituto è un posto aperto a tutti, è un luogo di pace, è un luogo dove poter aprire i propri cuori e le proprie menti per trovare un po' di tranquillità. Quindi noi da sempre crediamo nel dialogo interreligioso, nell'accoglienza e nel diffondere uno spirito davvero di fratellanza. E un ringraziamento intanto a tutti che in questi 45-47 anni hanno dato il loro impegno massimo per portare l'istituto dov'è ora in questo momento. E il cammino sarà sempre più importante, le aspettative sono sempre più alte, gli impegni che abbiamo sono sempre di più e quindi c'è da lavorare. Ma abbiamo uno staff veramente meraviglioso, i volontari che decidono di passare il loro tempo e la loro energia a sostegno dell'istituto sono fantastici ed è così bello oggi vedere che il lavoro svolto in questi 45 anni sia visto, sia riconosciuto, quindi siamo enormemente grati del riconoscimento che abbiamo avuto questo giorno. E grazie a tutti veramente. Infine, la sindaca Giamila Carli sottolinea l'importanza del premio anche per la comunità stessa da lei rappresentata. È stato un esperimento di vita comune, di accrescimento rispetto ai valori della pace, della compassione, della cura e del rispetto della vita di tutti gli esseri senzienti. Noi siamo cresciuti tutti con l'istituto e questo è una cosa bellissima e ora noi lo diamo anche, diciamo, un po' agli altri. Immagini bellissime per tutti noi, per la società, per tutti i dirigenti, per tutte le persone che in tutti questi anni si sono sempre date molto da fare per portare questa squadra fino a questo livello, campionato di A2 che abbiamo meritatamente vinto lo scorso anno. E l'obiettivo naturalmente sarà quello di provare a mantenere la categoria. È il primo anno per tutti noi, per alcune ragazze è la prima volta che giocano in A2 e naturalmente per la società è la prima volta in assoluto. Cercheremo di onorare la nostra vittoria dello scorso anno, la maglia che indossiamo.
Così afferma Marco Bracci, allenatore della pallavolo Castelfranco, a termine di una stagione a dir poco esaltante, quella 2023-2024, che ha fatto annotare agli annali della società una promozione in A2 e una Coppa Italia di Serie B femminile. Bel risultato che non poteva che ricevere anche il plauso dell'amministrazione regionale, che ha ricevuto la squadra a Palazzo del Pegaso in via Cavour. È l'occasione per fare un grande in bocca al lupo alla Zuma Castelfranco, l'unica squadra toscana in Serie A2. Per noi è motivo di orgoglio, di vanto. Ogni volta che si investe nello sport a tutti i livelli, sia quello non agonistico che quello agonistico, si costruiscono le condizioni di maggiore socialità, maggiore inclusione. Lo sport è anche questo, non è soltanto le vittorie. A loro davvero però i complimenti, hanno vinto la Coppa Italia di Serie B, hanno vinto il campionato salendo poi in A2, e ora un grande in bocca al lupo, perché inizia una nuova sfida. Non ci sono mai punti di arrivo, no? Questo è un nuovo punto di partenza. Il territorio del Valdarno ha sempre espresso, come dire, eccellenze nel campo della pallavolo, e ora questa è davvero un'eccellenza non solo per il Valdarno ma per l'intera Toscana. Ora occhi puntati sulla nuova stagione. Sarà un'avventura sicuramente particolare, siamo contentissime di aver coronato un sogno lo scorso anno, di far parte di questo campionato di Serie A. Sarà sicuramente un'annata difficile, però siamo un gruppo già molto unito e prevedo delle belle soddisfazioni. Noi dobbiamo sicuramente giocare col coltello tra denti con tutte le squadre, sia quelle più favorite che meno favorite, e cercare di strappare più punti possibili. Il nostro obiettivo è quello di salvarci e cercare di essere in Serie A2 anche il prossimo anno. Intanto voglio fare i complimenti più vivi, più sinceri, a nome mio, di tutta l'Assemblea Legislativa, a Simone e Matilde, perché hanno portato in alto con i loro risultati il nome della Toscana in Italia e non solo. Con una coppa ed una bandiera sono stati premiati in Regione Toscana Simone Melis e Matilde Iannaccone, rispettivamente medaglia d'argento e medaglia di bronzo alla competizione internazionale delle Olimpiadi di Matematica, svoltasi a BAF nel mese di luglio scorso. Simone Melis e Matilde Iannaccone rappresentano l'orgoglio della nostra regione in un contesto molto importante, quello delle Olimpiadi di Matematica, che è un percorso che vede impegnati nelle preselezioni soltanto in Italia oltre 200.000 ragazzi, quindi hanno passato le selezioni in Italia in oltre 1.500 istituti. I nostri due istituti, quello pisano, l'Istituto Dini, e quello foresi di Portoferraio, hanno mandato due ragazzi, due eccellenze della nostra regione che noi oggi siamo qui ad onorare, e siamo orgogliosi del loro percorso, del loro talento, e crediamo che questo sia il messaggio anche per tanti ragazzi che studiano, che fanno percorsi di studio, di approfondimento, e che possa essere da stimolo anche per tanti altri giovani. Esperienza fantastica, afferma Matilde Iannaccone, che mi ha permesso oltretutto di conoscere molte persone. L'esperienza mi è piaciuta molto, poi fortunatamente conoscevo anche gli altri ragazzi che sono venuti con me, e poi la gara in sé mi è piaciuta, in generale i problemi erano carini, mi è piaciuta, e poi ho conosciuto tante persone da altre parti del mondo, e sì, è stata una bella esperienza. Come arriva questa passione per la matematica? La matematica mi è sempre piaciuta, probabilmente quando ero piccola anche perché mi riusciva, mi piaceva principalmente per quello, però pian piano ho imparato sempre più cose, ho visto problemi più interessanti e non lo so, mi piace risolvere i problemi. Pensi che questa disciplina sia parte del tuo futuro? Sì, magari non matematica pura, però sicuramente continuerò a studiare qualcosa in un ambito scientifico. Soddisfazione anche per Simone Melis per un risultato che arriva da una passione scoperta proprio negli anni del liceo. La mia avventura con la matematica è cominciata al liceo, in terza liceo, quando ho scoperto, il liceo lo facevo all'Elba, e ho scoperto cercando su internet appunto che esistevano le Olimpiadi della matematica, e questo mi ha aperto un mondo, tutto un insieme di problemi nuovi, un modo di ragionare diverso. Quindi mi sono interessato, sono entrato nel mondo delle gare e alla fine sono arrivato appunto alla gara che ho fatto questo luglio a Bath. L'esperienza in sé per sé è stata molto preziosa, sia per le persone che ho conosciuto, sia per i problemi e tutto l'ambiente che, con cui una persona entra in contatto una volta che si trova là a ragionare con tante persone
con la mia stessa età e la stessa passione. Si crea proprio un bel feeling.